Ah, sei qui. Buone notizie. Non ci saranno seguaci di Rarrock a metterci i bastoni tra le ruote. D'altro canto, questo può voler dire che hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Revelio! A questo posto non farebbe male una bella potata. Diamo un'occhiata in giro. Confringo! Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Fa attenzione. Riconosci quella testa scolpita lì? Sembra un Graporn. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Graporn per aprire la strada. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Così sembrerebbe. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Graporn. Lo chiamano il Signore delle Rive. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi? Non so proprio dirtelo. Bene, farò ciò che va fatto. Ottimo! Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina, è lì che devi andare. Il professor Rackham ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fanno parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Quindi ti auguro buona fortuna, attenderò il tuo ritorno alla sala delle mappe. Più veloce, alla porta! Alla porta! Vai! Queste rocce hanno visto giorni migliori. Ecco uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Shah.
essere questo il posto. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. Momento di accelerare. Vai!
veloce! Nessuno che non si prendono le cose degli altri. Anche se ho bisogno. Questo sarebbe una specie di attacco. Troppo, eh? Swinder addirittura. Questo non basterà a fermare il signore delle rive. Lo so, ma io credo che il umano ci serviva. Esplosso! Rallenta ora. Ecco, così. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Che vi piaccia o no, attraverseremo quel ponte. Che ve ne andiate! C'è bisogno di correre ora. Revelio! Il Graporn è la chiave per aprire la stanza.
Revelio! Andiamo a fare un viaggetto? Il professor Rackham ha fatto bene a fidarsi di te. Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere. Grazie, professor Bakar. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Sei qui? Isidora? Isidora? Oh! Signor Morgan, anch'io. Signor Morganek. San, bene sei qui. Isidora non era in casa. Lo so. Ma suo padre... Oh, Percival. Cosa c'è? È come se non soltanto il dolore, ma ogni emozione lo avesse abbandonato. La situazione è peggio di quanto temessi. Niva aveva ragione. Isidora non ha mai smesso. Ho scoperto che ha addirittura usato quella magia sugli studenti. Riuniamo gli altri. Devi tornare immediatamente alla sala comune. D'accordo? Ma che cosa hai fatto? Inspira. Studenti, Isidora. Tutti quanti soffrono. E perché? Per la vostra arroganza.
la vostra ossessione per i segreti. Ora non soffriranno mai più, né mio padre, né i miei studenti, nessuno. Isidora, posa subito la bacchetta. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere, non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! È ancora viva. Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora. È lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni che Isidora aveva rubato a tante persone. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi, custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cader vittima del suo fascino. Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel deposito prima di Ranrok. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora. Ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Per accedere devi creare una bacchetta speciale usando i 4 manufatti che hai trovato sopra i nostri pensatoi. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Ranrok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Ollivander mi aiuterà. Un altro Ollivander? Non mi sorprende. E sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Torna con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Invierò un gufo a Ollivander e mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì. Forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Ranrok. Spero solo che non sia troppo tardi. Se Ranrok ha davvero intenzione di trivellare sotto Hogwarts, ci servirà tutto l'aiuto possibile. D'accordo, professore. Ci vediamo presto.
Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade?